Torniamo indietro di 40 anni, torniamo a quel periodo, quello della dittatura argentina, e all'azione che l'ha, possiamo dire, reso famoso, o comunque diciamo ha segnato, ecco, un pezzo della storia anche del rapporto Italia-Argentina. Le chiederei come è stato possibile. Poco dopo il golpe hanno cominciato a venire nel mio ufficio dei ragazzi che erano inseguiti dai militari e che loro sapevano e anch'io sapevo che se fossero stati catturati sarebbero stati torturati e uccisi. Io potevo, essendo console a Buenos Aires, ero responsabile presso il consolato generale dei passaporti e dei rimpatri e quindi avevo gli strumenti per fare in modo che questi ragazzi lasciassero immediatamente il paese e tornassero in Italia. Diciamo che io sapevo che stavo adottando un modo di agire che non era precisamente quello che da me si aspettava il Ministero degli Esteri a Roma e che quindi avrei avuto delle conseguenze in termini di carriera, ma onestamente non mi sembravano gravi vista la situazione e non ho mai cambiato opinione, voglio dire. È chiaro che un governo vuole dei funzionari che traducono in pratica le istruzioni anche non esplicite e se io non lo facevo, vabbè, avrei avuto delle conseguenze, ma non mi sembravano gravi. Lei oggi, dopo aver concluso la carriera da diplomatico, si occupa da libero cittadino dei nuovi desaparecidos. Ecco, chi sono i nuovi desaparecidos del 2016? Sono i desaparecidos dell'Europa affluente del secondo millennio. Sono coloro che l'Europa sacrifica e che non vuole che l'opinione pubblica sappia che sacrifica. Sono tutti coloro che per sfuggire a situazioni gravissime di crisi, di guerre, di dittature, di catastrofi ambientali, molto spesso da noi occidente provocate, si trovano a dover scegliere fra la fuga e la vita e cercano di arrivare al Mediterraneo e attraversarlo per venire in Europa e perdono la vita in tutto questo. Perdono la vita nell'attraversare il deserto, nei paesi di transito, nel Mediterraneo. E di loro non restano altro che delle cifre, 70 morti oggi, 800 domani, che non vengono neanche negate dall'opinione pubblica, ma sembrano un fatto che non dipende da noi. Mentre invece sono fatti conseguenze della politica di chiusura delle frontiere adottate dai nostri governi come deterrente. Verità, che si sappia ciò che sta accadendo. Giustizia, che le responsabilità politiche di quello che è un crimine di lesa umanità vengano perseguite a livello di tribunale internazionale.